Eccoci di nuovo in onda con una nuova puntata di Zoom Certificates. Siamo entrati nel mese di aprile, prima puntata del mese di aprile del nostro approfondimento, del nostro focus dedicato ai certificati di investimento. E lo abbiamo ricordato anche nel corso della nostra diretta mattutina. Tradizionalmente il mese di aprile è ancora favorevole per le piazze finanziarie, poi invece subentra il detto popolare Sell in May and Go Away. Vedremo insomma se questa consuetudine e tradizione si manterrà pure in questo 2023, oppure se i tanti fattori che dobbiamo considerare che tornano sul piatto sconvolgeranno anche i detti popolari. Lo vedremo naturalmente. Adesso noi ci concentriamo sull'analisi non solo della panoramica di mercato, ma anche poi della parte più operativa dei certificati della settimana con i nostri ospiti, ovvero Riccardo Falconini, che saluto e che ringrazio per essere qui con noi in studio. Buongiorno Valentina, sempre un piacere essere qui. Sono io che ringrazio ovviamente te e tutti voi per l'ospitalità. Grazie Riccardo, e poi in collegamento il nostro Renato De Carolis. Benvenuto Riccardo. Buongiorno Renato, Renato. Mi sono confusa, scusate, primavera anche per me. È iniziato aprile anche per me. È Sì, sempre con la R, assolutamente. assolutamente. Ciao, ciao Renato. Ecco, allora direi proprio di partire dalla panoramica di mercato. Abbiamo analizzato l'andamento delle borse che in questa giornata non è particolarmente brillante, anzi c'è un po' di debolezza diffusa, generalizzata, a partire dal nostro indice, il FTSE MIB, che in questo momento sta perdendo lo 0,41%. Ti chiedo, Renato, innanzitutto, ecco, quale secondo te dei tanti fattori che dobbiamo considerare sta influenzando maggiormente l'andamento delle borse? Ovvero si parla da un lato del timore della recessione che continua ad aleggiare, poi timori legati invece all'inflazione con la Fed di Cleveland che dice attenzione perché a marzo i prezzi torneranno a risalire, e poi naturalmente tutto il discorso legato alla crisi bancaria. Ecco, quale di tutti questi fattori sta incidendo di più? Guarda, sono così tanti che secondo me in questo momento i traders, gli investitori sono disorientati, non Vero. sanno. Infatti anche la reazione del mercato non è omogenea dopo i dati di ieri, le nuove posizioni di lavoro molto sotto le attese, scese sotto le 10 milioni unità. E quindi si vede, per esempio, è chiaro, sono chiare le vendite di dollari, perché dopo la pubblicazione dei dati di ieri e quello che verrà venerdì, non farm payroll, ci si aspetta una banca centrale americana più morbida, addirittura dal sito del CME Fed Watch Tool, adesso sale l'opzione più Fed ferma al meeting di maggio. Ricordo che ad aprile non c'è BCE e Fed, quindi 3 maggio, se non ricordo male, c'è la banca centrale americana, tassi oramai siamo arrivati al 5%, e dopo la pubblicazione, come detto, del dato di ieri sul lavoro, oggi c'è l'ADP venerdì, non fa però mercati chiusi, ma i futures aperti, quindi attenzione a quello che potrebbe accadere. E quindi lato occupazione, ieri questa reazione, però l'azionario da una parte, magari altre volte abbiamo visto delle reazioni positive, perché la Fed probabilmente potrebbe anche decidere di tagliare i tassi, cosa che in questo momento i futures sui Fed Fund ipotizzano questo scenario, nei prossimi mesi un calo dei tassi, quindi raggiunto il punto più alto, il pivot. Dall'altro, l'azionario oggi si vedono, come hai detto tu, queste vendite, il timore che forse si va incontro ad una possibile recessione, non soft, ma hard, un po' più dura rispetto a quello preventivato dalla Fed. E siamo quindi in questa situazione in cui l'inflazione anche potrebbe salire. Domenica, la sorpresa dei paesi OPEC Plus di aumentare il taglio alla produzione di petrolio, oltre a quelli già concordati di 2 milioni di barili al giorno, altri soprattutto 1 milione da parte dell'Arabia Saudita e della Russia, e che potrebbe alimentare quindi questa inflazione che tanto stanno cercando le banche centrali di portare giù con una serie di rialzi dei tassi aggressivi come non si vedeva da decenni, i cui effetti però si sono visti, li stiamo vedendo, stanno venendo fuori, come per esempio quanto accaduto Silicon Valley Bank e il settore bancario in generale. Quindi tanti, tanti gli elementi da considerare in questo momento molto particolare per le borse. Vero, verissimo, tanti gli elementi, tante carte in mano, e giustamente Renato ha sottolineato l'incertezza e anche il disorientamento del mercato azionario di fronte a questa molteplicità di variabili in gioco. Ecco, sono disorientati anche gli investitori in questo momento, Riccardo?
Ma sì, direi di sì, nel senso lo vediamo prevalentemente con il comportamento dell'investitore sui prodotti medio-lungo termine. Una situazione abbastanza ferma complessivamente, perché effettivamente ci sono tante variabili in ballo al momento e soprattutto quello che ha detto Renato in precedenza su potenzialmente la crisi del settore. Non è fondamentalmente, secondo me, una paura legata direttamente alla crisi del settore, quanto una paura un po' che questa crisi possa poi spostarsi su tutto il resto e scatenare comunque un altro periodo, diciamo, tra virgolette, critico. Quello che vediamo, in effetti, Valentina, è comunque un incremento delle posizioni ribassiste, a differenza di quanto ho visto nelle settimane scorse. Vediamo un put call ratio di 0,62, un 62%. Noi tendenzialmente abbiamo un put call ratio di 0,38, quindi 0,37, 0,38, cioè significa comunque un mood di fondo positivo, ma meno rispetto alle scorse settimane. Questo perché appunto si iniziano a prendere un po' di posizioni ribassiste, oppure potenzialmente si iniziano a coprire i portafogli perché si ipotizza o comunque ci si aspetta comunque un po' di debolezza sul mercato. E quello che vediamo come insomma sentiment in linea generale, un po' di negatività sul mercato americano. Io ovviamente parlo di quelli che sono i dati delle operazioni in covered warrant, quindi fondamentalmente il covered ci dà una idea di quelli che sono i mood degli investitori. L'Europa sembra abbastanza ancora impostata positivamente, quindi soprattutto se guardiamo FTSE MIB o alcuni titoli del nostro indice. Quindi tendenzialmente diciamo il mood di fondo rimane positivo, non così come le scorse settimane, e questo si evince anche dai volumi. Volumi, diciamo, che sono in calo rispetto al nostro ultimo appuntamento di circa 16-17%, siamo intorno ai 65 milioni di euro di turnover. Come ricordiamo, molto spesso la maggior parte dei volumi viene cubata ovviamente dagli strumenti a leva e quindi diciamo. Su questi abbiamo visto fondamentalmente una crescita, mentre su tutto il resto comunque una decrescita, quindi diciamo una situazione al momento di attesa. Ovviamente, come diceva Renato, ci sono tantissime variabili al momento in ballo e quindi è anche comprensibile la scelta degli investitori, no? Di capire un attimo cosa potrà Eh succedere. sì, come si evolverà lo scenario. Certo, anche il punto di domanda che resta sul cosiddetto effetto domino, no? Del sistema bancario che sembra in questo momento archiviato, insomma, la crisi è riassorbita nell'arco di breve tempo, anche se abbiamo ricordato in mattinata le dichiarazioni invece tutt'altro che positive di Jamie Dimon, l'AD di JP Morgan, che si è espresso proprio sulla crisi del settore dicendo che non è ancora finita e anche quando lo sarà, comunque gli effetti si vedranno anche nei prossimi anni. E, bisogna valutare, naturalmente, ecco, in un clima di totale incertezza, gli investitori così attendono alla finestra e cercano un po' di capire le prossime mosse. Questa è, ecco, la panoramica di mercato. Entriamo invece nella parte più operativa della nostra trasmissione, andando a vedere proprio i certificati della settimana. Riccardo, eccoci allora, ritornati in studio. Io so che tu hai qualche prodotto da presentare, però prima lasciamo la parola a Renato e alle sue proposte. Sì, assolutamente, se dovesse avanzare tempo, io ho sempre qualcosina da presentare. So che Renato ha tante strategie, insomma, sono curioso anch'io perché sono sempre nuove, innovative, c'è da sempre tanti spunti. So che comunque anche lui ha anche tantissimi followers che aspettano queste strategie, quindi direi lasciamo la parola a Renato, insomma, e seguiamolo, anche io lo seguo, sì. Capiamo Certo, cosa dice. illuminaci, Renato. Wow, grazie con questa presentazione adesso, mamma mia. Comunque,
Devo dire che c'è una community, la Trading Zone, che ringrazia per l'interazione che abbiamo anche con UniCredit, che spesso accoglie le nostre richieste di turbo. Noi siamo tutti pazzi per i turbo open-end, e quindi devo dire c'è davvero una bella interazione, e insomma, spesso volentieri accontentati nei limiti del possibile in merito a quelle che sono le richieste dei traders. E allora comincio a Sì. condividere il mio monitor, prima situazione operativa. Su Intesa San Paolo, in questo momento in calo di un punto percentuale circa, poco più di un punto percentuale circa. Sotto c'è un grafico intraday a 30 secondi, sopra il grafico giornaliero Aikinashi, che è molto simile alle candele giapponesi candlestick, che lo faccio vedere. C'è una formula che li rende più omogenei i trend, le tendenze. Quando cambia il colore, anche da un input può essere d'aiuto per capire che forse è arrivato il momento di una inversione di tendenza. Ieri proprio Intesa San Paolo ha invertito, quindi ha confermato questa candela rossa. Se vediamo anche il confronto di Intesa San Paolo con gli altri big, diciamo, del comparto bancario in Italia, confrontate con l'indice anche FTSE MIB, è quella un po' più indietro. Questa è la performance da inizio anno, più 10 rispetto al FTSE MIB, più 11,51, Unicredit più 31, BPER più 17,89, e c'è in basso BPM. Poi se lo portiamo a un anno rispetto alle quotazioni di un anno fa, vediamo che Intesa è in coda con solo più 10,36 rispetto a BPM più 30, BPER più 46, Unicredit più 83 e l'indice nostro più 7,93. Quindi in qualche modo Intesa ha mostrato qualche segno di debolezza maggiore rispetto alle altre società più importanti quotate a Piazza Affari. Quindi candela rossa con primo obiettivo potrebbe essere il supporto dei 2,20 euro e 20, e eventualmente poi, se permane il colore rosso Aikinashi, io per questo motivo integro questa tipologia di candele, perché supporti e resistenze storicamente sono destinate a essere violati nel tempo. Si potrebbe andare più giù e chissà addirittura verso i 2 euro. E per l'occasione ho scelto un turbo open-end put, quindi al ribasso, Sì. il No, cui codice Easing, Icing, come preferite. Valentina, vuoi dire qualcosa? prego, prego, ecco, diciamolo pure il codice ISIN per i nostri Eccolo qui, lo telespettatori. vedete, è questo qui che state vedendo adesso a schermo, dove più in basso le informazioni più importanti da vedere, ora come ora, a una distanza della barriera, il prezzo, eccolo qua, di 2,54,77,25 euro, il prezzo strike, che rappresenta lo stop loss, che ora come ora è intorno agli 11 punti percentuali dalle quotazioni attuali, è una leva di 8,05, il che significa che questo turbo andrà a moltiplicare per 8,05 quello che accade sul sottostante, se scende in positivo, se sale in negativo. Quindi questa prima situazione su Intesa San Chiaro. Paolo, con questa candela rossa confermata oggi. Direi andiamo a vedere anche il secondo prodotto, poi facciamo un commento generale con Riccardo. L'altro arriva da un titolo tecnologico, quello che Sì? rappresenta il tech nel nostro paniere più importante, FTSE MIB, STM, che vanta la performance migliore da inizio anno, più 38% in solo questo 2023, questi primi 3 mesi. Che però ieri era uscita da tutta questa fase laterale con questo spunto rialzista delle ultime sedute, ma ieri ha confermato una candela rossa dove, tracciata la resistenza poco vicino ai 49 euro, addirittura sullo storico giornaliero non ci sono dati sufficienti, devo mettere quello settimanale perché ci riporta indietro. Qui era il 2000, questo livello che ha funzionato bene come supporto. Una volta violato, resistenza qui, gennaio 2001, e poi maggio dello stesso anno, e praticamente 22 anni dopo si ripresenta il titolo in questa zona grafica con questa candela rossa confermata sul daily, intorno al grafico giornaliero. E vediamo anche che dal prezzo di apertura, e metto le candele giapponesi con i livelli ufficiali perché quelle Aikinashi sono il risultato di una formula, dall'apertura al minimo già quasi meno 3 ha fatto il titolo. E qui c'è ovviamente un turbo open-end, sempre put, codice ISIN è questo qui che vedete.
prezzo strike, quindi stop vicino ai 52 euro, 51, 79, 87, 36, questo potrà variare nelle prossime sedute per effetto dell'adeguamento ai costi di finanziamento, siamo 11,71%, leva 7,28. Tornando al grafico, il movimento ora come ora potrebbe esserci qui una potenziale area di supporto di 43,45, ma attenzione perché come è salito rapidamente, altrettanto potrebbe fare la strada al contrario a sud del grafico, quindi si aprirebbero degli scenari interessanti che con la leva che ho mostrato significherebbe insomma una performance molto 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 interessante. Chiaro, innanzitutto ecco, devo dire che proprio anche dal punto di vista grafico queste candele ci aiutano un po' a capire ancora meglio ecco, i movimenti. Due prodotti interessanti, due turbo, anche perché lo ha detto Renato all'inizio, we love turbo, c'è proprio un fan club ecco, di questa tipologia di certificates. Riccardo, che cosa ne pensi? Ecco, ti piacciono le scelte di Renato? Appunto abbiamo detto due turbo open-end put, uno su San Paolo e uno su STM, settore tecnologico. Allora, sì, Valentina, sicuramente le scelte di Renato sono comunque dettate da alcune analisi. Come vediamo, sono fondamentalmente analisi grafiche basate sulle candele Kinashi, quindi c'è uno studio alla base, quindi fondamentalmente diciamo la scelta poi del prodotto è strettamente collegata a quello che è l'idea di fondo, no? L'idea di base. Renato ha parlato comunque di una debolezza del settore, potenzialmente del settore bancario, quindi una debolezza di conseguenza di Intesa San Paolo, con un possibile, un potenziale target anche fino a 2 euro, oggi quota intorno ai 2,29 euro. Tale per cui un prodotto turbo, se ovviamente associato a questa strategia, è sicuramente un prodotto utilizzabile per far cosa? Per cavalcare il trend al ribasso. Allora, noi però dobbiamo ricordare anche una cosa fondamentalmente, che i prodotti turbo, e Renato l'ha detto, ha descritto in precedenza, sono dei prodotti a leva variabile, quindi fondamentalmente moltiplicano la performance del sottostante per un determinato effetto leva. E questo effetto leva è un effetto leva variabile, in quanto dipende dalla distanza tra il valore attuale del sottostante e il suo strike price. Strike price che costituisce un vero e proprio stop loss, quindi questo diciamo è l'elemento di rischiosità. Nel senso che se questo valore di strike o di stop loss viene toccato, la posizione si chiude totalmente in perdita. Quindi attenzione sempre a quella che è la scelta del prodotto che sia più utile alle vostre esigenze, quindi short term oppure medio-lungo termine della posizione, e di conseguenza scelta della leva che andate a utilizzare. Quindi sempre un'adeguata coerenza tra idea di fondo della posizione e leva. Se ipotizzate una posizione che si chiuderà nel giro di pochissimo tempo, allora si può usare maggiormente sulla leva. Di conseguenza, se ipotizziamo una posizione che sarà aperta per più tempo, allora il mio consiglio è cedere un po' su quello che è l'effetto leva per prendere in considerazione un prodotto che abbia uno strike più lontano rispetto ai valori attuali del sottostante, Per contenere un po' il per rischio. contenere un po' il rischio. Altra cosa, i prodotti di questo tipo possono essere utilizzati non solo per cavalcare un trend a ribasso, ma anche con obiettivi di copertura del portafoglio, perché noi sappiamo che Intesa, Unicredit, Eni, Enel, Telecom sono strumenti molto molto presenti all'interno dei portafogli degli italiani, in ambito appunto di propri titoli azionari. Quindi chi fondamentalmente non vuole liquidare la posizione, perché vuol comunque mantenere il prodotto in portafoglio, quindi l'azione in portafoglio, ma ha paura di un ribasso, quindi di una debolezza del settore, allora può utilizzare questi prodotti, appunto turbo, non con ottica di trend following a ribasso, ma con ottica di protezione del portafoglio. Quindi, diciamo, come vedi, l'utilizzo del certificato, l'utilizzo del turbo, in questo caso, è un utilizzo molteplice, quindi o con ottica fondamentalmente di seguire un trend e diciamo tra virgolette più speculativa, perché si va a moltiplicare la performance, oppure con ottica più protettiva. Quindi ovviamente in questo caso, nel momento in cui si sceglie un'ottica di protezione, attenzione a dequipesare quella che è la parte e la componente in portafoglio con quella che è la parte di protezione. Mai andare a sovrappesare soprattutto la parte di protezione, perché altrimenti si sarebbe sbilanciati. Quindi
Infatti, La ecco, copertura non sarebbe equilibrio e efficiente. bilanciamento restano un po' le parole chiave anche in questo momento. Già in generale, ecco, da seguire per gli investimenti, soprattutto direi in questo determinato periodo. Io, Renato, torno da te perché so che hai ancora un prodotto da presentarci. Quelle che ho già mostrato sono due candele rosse confermate, quindi già operative dalla seduta odierna. Ce n'è un'altra che Sì. in qualche modo potrebbe risentire dell'effetto comparto bancario debole, ma non solo, anche il settore auto oggi penalizzato, tranne gli energetici e Enel che tengono bene, è proprio l'indice, il FTSE MIB. E andiamo a vedere, torno a condividere il mio schermo, eccolo qui il grafico del nostro FTSE MIB che si era riportato sopra quota 27.000, adesso siamo 26 e 9 e c'è questa possibile candela rossa equinasce. Attenzione però, deve essere confermata in una seduta altrettanto negativa di almeno mezzo punto percentuale, quindi è da seguire la dinamica della seduta. Siamo sui minimi, come si può notare qui in basso di seduta, quindi se resta in rosso e chiude con una perdita superiore al mezzo punto percentuale, sarà da prendere in considerazione da domani come possibile ribasso e a quel punto tra i turbo diversi, anche questo put, quindi open-end put al ribasso, c'è cioè questo qui sul nostro indice, il relativo codice ISIN è qui, prezzo strike, addirittura mi piace tenermi un po' largo, vista anche la volatilità di queste sedute, 29.800, siamo sui 29.800, ovvero 10 punti circa dai livelli dove ci troviamo adesso, con una leva 8,41. E vorrei far notare anche le quotazioni, vedete, cioè si può comprare a 0,326 euro. Il vantaggio, anche come spiegava prima Riccardo, come copertura del portafoglio, uno magari, adesso non parlo dell'indice, ma sui titoli opera leva 1, senza leva praticamente, e poi con questi strumenti certificati che hanno delle quotazioni che permettono anche con poche centinaia di euro di avere dei risultati soddisfacenti grazie a quella che è la leva. E quindi si può assolutamente concordo con quello che ha detto Riccardo, anche come copertura e non necessariamente posizione primaria. Poi per chi non ha capitali sufficienti, allora, i turbo indubbiamente sono l'opzione migliore in questo caso. Chiaro, ecco, stesso strumento che può essere utilizzato anche con finalità, scopi differenti, come ci hanno spiegato i nostri analisti. Bene, io direi, abbiamo concluso con questa parte di analisi dei certificati, dando spazio appunto soprattutto ai turbo open-end, visto che insomma c'era Renato, era giusto dare la sua impronta, il suo marchio a questa puntata. Però dobbiamo passare a un'ulteriore fase, cioè quella dedicata poi a tutta la formazione, agli eventi, perché siamo reduci da appuntamenti importanti, Investing Napoli naturalmente, ma non solo, perché per il mese di aprile, nonostante le vacanze pasquali, so che ci sono tanti momenti anche di formazione. E ti passo la parola a Riccardo, così insomma ce li elenchi e noi ce li appuntiamo come Sì. sempre. Investing Napoli, per fare un po' un passo indietro a qualche giorno fa, è stato sicuramente un appuntamento di successo e quindi insomma molto molto seguito dal pubblico, più di 1.000 spettatori se non erro, non vorrei dare dei dati che non sono correttissimi, però abbiamo visto un costante afflusso di persone sempre più interessate al mondo comunque degli investimenti e del trading. Noi come UniCredit ogni mese, appunto per restare in tema degli eventi fisici, abbiamo preparato, o comunque avremo un incontro presso la nostra torre di UniCredit che sarà il 18 di aprile, questa volta il pomeriggio dalle 16 alle 19.30, in cui oltre me e Marco Medici ci sarà Gabriele Bellelli e quindi parleremo di certificati di investimento sul medio-lungo termine e ci saranno i colleghi della ricerca UniCredit, quindi diciamo andiamo a leveraggiare sulle competenze e le forze interne. Benissimo, quindi Spiegheranno fondamentalmente tutto il team al tutto completo. Spiegheranno un po' che cosa è successo nel primo quarter, cosa aspettarci dai mesi successivi, quindi sarà sicuramente un bellissimo appuntamento. Detto questo, in realtà noi di appuntamenti ne abbiamo tantissimi, appuntamenti con Renato, appuntamenti ovviamente con tutti i nostri altri partner con cui cerchiamo di abbracciare tutti quelli che sono
le novità in termini di prodotto, spiegandone le caratteristiche, spiegandone gli utilizzi, al fine di soddisfare un po' le esigenze di formazione della clientela. Ricordo sempre, io lo ricordo sempre, questi appuntamenti non sono appuntamenti o consigli, ovviamente sono indicazioni su come poter utilizzare un prodotto finanziario nel modo più corretto possibile, al fine di soddisfare le esigenze di rendimento o di protezione nel medio-lungo termine o nel brevissimo termine. Quindi noi ce la mettiamo tutta, speriamo insomma che il messaggio arrivi sempre più forte. E insomma, perché bisogna studiare, 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 lavorare tanto. È Formazione uno. continua, lo diciamo sempre, vale per tutte le professioni, vale Esatto. anche per la vostra, naturalmente, per chi si occupa di mercato. Poi, ecco, in una situazione così variabile, lo studio deve essere veramente continuo. È un lavoro ad alto costo informativo, nel senso bisogna essere costantemente aggiornati, costantemente informati. E le evoluzioni di mercato sono costanti, sono tante e ovviamente, insomma, bisogna essere sempre un po' sul pezzo. E secondo me, quello che facciamo noi come UniCredit con tutti questi formatori che ci accompagnano nel cammino è sicuramente una parte molto importante, no? Che poi deve diciamo affiancare gli investitori appunto nelle loro scelte. Sicuramente Renato ci dà una grandissima mano con la sua community. Noi cerchiamo di rispondere prontamente, insomma, come diceva, spesso, e lo ricordo ancora, spesso cerchiamo di soddisfare le esigenze che ci pervengono dalla community di Renato. Nello strutturare prodotti o comunque nel mettere sul mercato nuovi turbo con sottostanti che magari non abbiamo in gamma. Quindi io lo ricordo, chi fosse comunque interessato ad un sottostante che noi non abbiamo in gamma può o scriverci una mail o telefonarci al nostro numero verde e noi ovviamente, diciamo, fatti i dovuti controlli, Chiaro. ovviamente, cercheremo di soddisfare le esigenze. Alcune volte ci si riesce, altre volte no, però insomma cerchiamo di essere vicini anche alla clientela in questo caso. Chiaro, ecco, sono anche i clienti che possono farvi da spunto, fornirvi qualche assist per proprio la creazione poi di nuovi prodotti. Ecco, Renato, chiudo con te perché Riccardo ha parlato appunto di un lavoro che richiede una formazione e un'informazione costante, ma insomma per chi lo fa non solo per professione ma anche per passione. Come voi sicuramente, ecco, lo sforzo alla fine viene ricompensato anche dalla community. E da tutti i risvolti, ecco, positivi che vi arrivano. Sì, anche perché qui i mercati cambiano giorno Eh dopo sì. giorno, abbiamo visto, e davvero stare fermi è pericoloso. Quindi strategie di copertura o strategie ribassiste, quelle, cioè, poi con i turbo veramente si può gestire situazioni sia a rialzo che a ribasso in maniera abbastanza semplice, basta prendere come riferimento quello che è il prezzo strike. Io poi anche nella scelta odierna mi piace tenere con una tolleranza maggiore, il che significa che se inizialmente ho investito X euro, 100, 200, 500, 1000 euro per quel turbo, per esempio, a me non è mai capitato che è andato a toccare il prezzo strike, l'ho chiuso in perdita, però prima, quindi ho ridotto anche quello che era il massimo rischio in euro. Quindi magari usare anche questo consiglio, diciamo, tenetevi un po' più di distanza. Lo so che la leva scende, però bene, insomma, prima cosa non perdere o perdere il meno possibile, cercare di preservare il capitale, perché è importantissimo. Chiaro, anzi è il consiglio numero uno, insomma, la protezione e Assolutamente. la difesa del capitale. Poi, naturalmente, se ci sono anche opportunità di guadagno, bisogna saperle sfruttare. Questa è un po' l'indicazione che diamo. Io ringrazio davvero, ecco, i nostri ospiti di questa puntata, Renato De Carolis in collegamento. Renato, grazie, io ti saluto e naturalmente ti faccio anche gli auguri di buona Pasqua. Grazie Valentina, auguri anche a voi, a te Riccardo e tutta la redazione e agli spettatori. Ciao a tutti, Grazie, grazie. grazie Renato e naturalmente saluto e ringrazio qui in studio anche il nostro Riccardo Falcolini. Naturalmente buona Pasqua anche a te, Riccardo, mi raccomando, stacca a non lavorare proprio in questa settimana santa, è Guarda, così? siamo fortunati perché il venerdì e il lunedì i mercati sono chiusi, quindi Chiusi, almeno un infatti. weekend lungo ce lo concediamo. Dice, in realtà dai mercati non si stacca mai, poi diventa una passione.
Però ovviamente un po' di break ci vuole e quindi ricambio calorosamente gli auguri a te, a tutta la redazione, a chi ci segue, ovviamente anche a Renato che ringrazio ancora, ringrazio te e ringrazio tutti e insomma noi ci vediamo alla prossima. Eh sì, breve break pasquale e poi torniamo ancora più carichi di prima. Bene, allora si conclude qui questa puntata di Zoom Certificates che ricordo potete rivedere sul nostro sito www.lefonti.tv e ritrovare anche on demand sul nostro canale YouTube. Ora noi ci prendiamo una piccola pausa, però poi la programmazione continua, ci spostiamo nell'altro studio del nostro Le Fonti TV perché abbiamo un approfondimento dedicato questa volta al settore